Regia, metti un po' di musica, vai! Ciao a tutti fringuelli, oggi sono a patire il caldo nella palude della Val di Merze, praticamente secca, con la mia Amber De Ruiz, una bicicletta ultra potenziata, con motore brushless nel mozzo da 500 watt, ruote maggiorate incredibilmente larghe e fat, che vi permetteranno di attraversare molti sentieri, anche i più impervi. Forcella regolabile all'anteriore per aumentare ancora di più il comfort, completamente ripiegabile, come vedete dai giunti, sia sul telaio che sul tubo di sterzo, partapacchi posteriore, cambio Shimano Tarney 7 velocità, freni a disco Tektro Ares da 160 mm al posteriore e 160 mm all'anteriore, con sistema frenante, questa volta però meccanico. Altre particolarità: batteria da 600 watt ora, sensore nel movimento centrale per attivare l'assistenza, due sensori posti anche sui freni per disattivare l'assistenza ogni qualvolta si pinza i freni. Peso di questa bicicletta mostruoso, 32 kg, e si fanno sentire tutti, non quando pedalate ma quando dovete spostare da fermo questa bicicletta. Ingombro ridotto una volta piegata, entra comodamente, si fa per dire, all'interno di un bagagliaio. Rimane il fatto che è una bicicletta molto pesante da caricare. Posizione in sella molto ma molto comoda, in sostanza è una city bike con il motore incredibilmente potente. Dopo parleremo del motore e delle normative. Non finisce qua, perché faretto anteriore di segnalazione, così come c'è il faretto posteriore di segnalazione, eccolo qua. Sella è una comoda sella per city bike. Parliamo adesso dei comandi. Questo è il monitor di comando e di controllo del vostro mezzo. Qua dentro troverete tutto quello di cui avete bisogno: livello di carica, velocità istantanea, media, chilometri percorsi e ovviamente la selezione del faro acceso. Il manubrio è molto ben disposto, sufficientemente ampio anche per chi come me è dotato di una apertura di spalle notevole. Abbiamo anche il famoso campanello, l'unica cosa che non è elettrica, eccolo qua. I comandi sono ben disposti, le leve del freno si raggiungono comodamente, selettore più o meno per impostare i vari livelli di assistenza, accensione, tasto mod per spippolare ed entrare dentro il menu di questo mezzo. Prezzo della bicicletta al pubblico 1600 euro, batteria che si ricarica in 6.5 ore, 6 ore e mezzo, si può attivare, armare diciamo così, e disattivare. Questo è il connettore per la ricarica, la si può esportare semplicemente con una chiavetta, si gira la chiave, si toglie e qua sotto c'è l'indicatore di carica della batteria. Pedali Welgo, cavalletto, parafango posteriore. Il parafango anteriore non l'ho montato perché volevo che si vedesse incredibilmente questa ruota. Parliamo adesso del cambio. Il cambio Shimano Tarney 7 velocità è un cambio che offre per questo tipo di biciclette una buona scelta di rapporti. Lo Shimano Tarney ormai si trova prevalentemente sulle city bike elettriche e non, quindi diciamo che con l'avvento delle biciclette elettriche lo Shimano Tarney ha avuto nuova vita. Come vedete, questo è il cavo del sensore inserito nel movimento centrale. Quando voi pedalate, dopo un paio di pedalate, il motore da 500 watt brushless inserito qua dentro parte e vi sbarba, perché la potenza è veramente molto alta. Io ho pedalato sempre in questo test in modalità 2 sulla strada bianca, che è più veloce, e in modalità 1 qua praticamente in mezzo al campo, e devo dire non ho fatto fatica. È un'erogazione di potenza improvvisa, poi si stabilizza, però ci dovete essere un po' abituati. Molto comoda questa guarnitura, ovviamente monocorona, non ha bisogno una bicicletta elettrica di avere, soprattutto questa, di avere molte moltipliche all'anteriore. Molto comodo questo paracatena, che in qualche modo evita
il salto della catena, pedali, Welgo, tranquilli, e fanno il loro lavoro. Giunto per sganciare la bicicletta e piegarla, devo dire però che per quanto sia bella, perché mi ha veramente impressionato, su salite anche al 12% in modalità elettrica, il motore da 500 watt è un motore molto potente. La normativa vigente nel nostro paese impone che le biciclette elettriche non debbano superare come wattaggio i 250 watt, quindi questa è una bicicletta che non può circolare in Italia. Se avete un ranch stile Boy Luke, questa bicicletta fa per voi. Io infatti oggi sono venuto qua nella palude, dove non ci sono macchine, non ci sono auto, perché ero curioso di provare tutta questa potenza. È una potenza che mi ha molto incuriosito, mi ha anche sorpreso positivamente, perché soprattutto nella modalità completamente elettrica questa bicicletta riesce a essere equiparata a un motore, in particolare a quello di un Ciao. Tra l'altro la forma non è che sia poi molto diversa, il peso è leggermente più leggera, più leggera di un Ciao, però comunque arriva a 35 km orari. Come vi dicevo, questa bicicletta non rispetta la normativa italiana e credo anche quella europea per viaggiare per strada. Siete liberi di comprare una bicicletta come questa, siete liberi di andare per strada, ma sappiate che non state rispettando la normativa vigente. Perché questo? Perché nel malaugurato caso doveste fare voi un incidente o investire ad esempio un pedone, voi state viaggiando su un mezzo che non è omologato. Questo vi comporterà ovviamente la non riconosciuta spesa assicurativa, quindi fate molta attenzione. Io vi consiglio di prenderla se abitate in zone come queste, dove praticamente non passa nemmeno una macchina, anche perché queste sono strade da trattore. Se vi dovete spostare da un casale all'altro, qua in Toscana è pieno, ve la consiglio, ma se dovete utilizzarla per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, sappiate ragazzi che questa non è legale nel nostro paese, ok? Per il resto è una bicicletta divertente, cioè io mi ci sono divertito, però su queste strade, fate bene attenzione, mi sono potuto divertire, in strada non ci sono andato, quindi attenzione ragazzi, perché è un mezzo che non è legale. Altra cosa da dire, l'impianto frenante da 160 mm a disco, sia all'anteriore che al posteriore di Tektro, sì, diciamo che questa bicicletta ha la potenza di un motorino e i freni di una bicicletta, quindi dovete stare molto attenti e dovete sempre pensare a che cosa avete fra le mani. Non è una bicicletta e non ha un impianto frenante di un motorino, però ha la potenza di un motorino, quindi molta attenzione. Per quanto riguarda invece la disposizione del cablaggio, beh, secondo me qua si poteva fare un pochino meglio, visto che costa 1600 euro. Per il resto è una bicicletta che è strana, perché è una bicicletta fino a un certo punto, da un certo punto in poi diventa un motore. Anche a livelli di assistenza più bassi questo mezzo eroga una potenza incredibile, quindi se decidete di comprarla però sappiate che non potete utilizzarla in strada, la dovete utilizzare qua nei campi, cioè per andare da un campo di girasole a un altro. Sappiate che questo motore è un motore che sbarba 500 watt, non è proprio un motorino comodo, non è un motorino da nonnino, ecco, questo è un motorino che si fa sentire. Mi sembra di avervi detto tutto. Altra cosa importante, questo manettino, che come abbiamo detto è una sorta di acceleratore, un vero e proprio acceleratore, anche questo è illegale. Non possono circolare biciclette elettriche che escludono completamente la pedalata muscolare, quindi anche questo è un altro motivo in più per considerare questa bicicletta non omologata per la circolazione sulle strade italiane. L'ho provata sia su questa strada, che è molto avvallata, sia su altre strade, e devo dire che la ruota molto grande accompagnata dalla forcella regolabile, eccola qua, fa incredibilmente il suo lavoro. Ok ragazzi, adesso io salto in bicicletta, così parliamo anche di come si comporta. Andiamo. Selezioniamo modalità 1, perché qua altrimenti mi faccio veramente male. Assistenza 1, ok, ho ancora abbastanza batteria. Partiamo, ecco, come vedete il motore non entra subito, entra dopo un po', eccolo, e sbarba. Io adesso ho già smesso di pedalare perché su questa strada
non è che possa andare a 20 km/h, quindi pedalo, faccio un paio di pedalate e poi stacco e il motore entra ed esce. Questa attività di attaccare il motore e staccarlo permette di capire il lag, che è un lag anche abbastanza importante. Come vi ho detto, due pedalate servono per far attivare il motore e 2 metri servono per farlo arrestare senza la pedalata, quindi dovete fare molta attenzione se decidete di comprare questa bicicletta, perché è una bicicletta che va guidata con un po' di accortezza. Come si pigia il freno, invece, istantaneamente il motore stacca la sua assistenza e questo è un motivo di sicurezza. Questo è il manettino per escludere completamente la pedalata. Adesso guardate, ho preso un po' di velocità e anche in modalità 1 l'assistenza è comunque generosa, è incredibile, e il motore da 500 watt ha una capienza di energia anche in modalità 1 molto, ma molto generosa. Comunque è una bicicletta, a mio modo di vedere, divertente da guidare, incredibilmente divertente da guidare, ma è una bicicletta che necessita di strade come questa. Ve l'ho già detto, non si può andare in strada con una bicicletta che non rispetta le norme della viabilità, che non rispetta il codice della strada. Quindi compratela, sì, se volete fare come me oggi, che siete in questa palude dove andate sui sentieri sterrati, ma non compratela per andare su strada. Io sono in modalità 2, quindi non sono nemmeno nella modalità più alta per quanto riguarda l'assistenza alla pedalata, però è un'assistenza che mi porta, in men che non si dica, oltre i 20 km/h. Siamo a 21.2 km/h e io, guardate, giro i pedali a vuoto, cioè soltanto per dare al sensore l'input che il ciclista sta muovendo la pedivella. È una sensazione piacevole, nel senso che fa quasi tutto il motore. Adesso sono in piano, ma anche quando la strada sale basta veramente un apporto minimo muscolare per spostarsi. Per quanto riguarda la qualità della guida, il comfort è sicuramente altissimo, vuoi per la posizione generosamente comoda, in sostanza questa ha la stessa geometria di un Ciao, di Ciao Piaggio, ma per quanto riguarda invece le geometrie di una bicicletta, posso dire che ha le stesse geometrie di una Graziella. Le ruote fat, molto molto abbondanti, aiutano ad assorbire gran parte delle vibrazioni sia all'anteriore che al posteriore. Guardate, adesso sono su una parte di strada bianca con delle rocce e ovviamente io non sento niente. Opera anche molto bene la forcella anteriore ammortizzata, regolabile manualmente con 2 manettini posti direttamente sugli steli della forcella, quindi la qualità di guida per quanto riguarda il comfort è altissima. La sella è una sella da city bike, quindi non è una sella diciamo impegnativa da un punto di vista della seduta, e ovviamente questo giova tantissimo alla qualità della guida. La posizione di guida è comoda, la schiena è dritta. Adesso scusate ragazzi, ma devo abbassare la modalità perché su questa strada che conosco molto bene non posso certo andare ai 20 all'ora, quindi torniamo a modalità assistenza 1. La posizione in sella è una posizione in sella comoda, la schiena è dritta, eretta, gran parte del peso rimane sulla ruota posteriore, quindi è molto comoda da guidare. Per quanto riguarda la disposizione dei comandi anche mentre si guida, allora il manubrio è sufficientemente ampio, io essendo un ex nuotatore ho spalle diciamo larghe e mi ci trovo abbastanza bene. Le manopole ergonomiche in gomma ad alto grip facilitano la presa del manubrio, i comandi sono ben distribuiti, abbiamo i freni, le leve del freno, ricordo che sono freni a disco meccanico, ma dopo ne parleremo più nel dettaglio, comunque si raggiungono molto bene. I comandi del cambio Tarney a 7 velocità Shimano sono posti sotto il manubrio, anche questi le leve vengono raggiunte molto ma molto comodamente. Abbiamo ding, 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 un bel campanellino per farci sentire,
Per quanto riguarda invece i comandi della parte elettrica, abbiamo qua il manettino, molto comodo e molto semplice da utilizzare. Abbiamo il comando di accensione classico in rosso, un selettore più e meno per selezionare tutti i livelli di assistenza elettrica, e il tasto mod che in sostanza entra dentro il menu e ti permette di spippolare, come si dice in Toscana, fra tutte le funzioni del menu. Questo farfallino, questo comando, è un comando molto particolare, di cui parleremo ampiamente dopo, di tutti i suoi aspetti legali e non, ma in sostanza questo comando esclude la pedalata muscolare, trasferisce tutta l'energia della batteria al motore, un motore brushless da 500 watt, e parleremo anche di questo più tardi, e praticamente libera tutta l'energia fin quanto ne ha. Io l'ho portata a un massimo, se non ricordo male, di 35,2 km orari. La comodità è tutta data prevalentemente dalle ruote enormemente, esageratamente ampie. Ricordo che la ruota è il primo elemento sospensivo della sospensione. Perfetto ragazzi, detto questo direi che la recensione è ormai completa. Manca da definire l'autonomia della batteria: 70 km in modalità 1 eco, 30 km in full electric, quindi come vedete il tempo si dimezza. Questi sono i dati del costruttore. Per il resto rimane una bicicletta molto comoda, perché la si può portare ovunque, molto generosa perché ha 500 watt di potenza e un'autonomia di oltre 70 km, quindi permette un ampio raggio per muoversi, ripieghevole, pesa 32 kg, forse questo è l'unico difetto, però come vi ho detto non rispetta la normativa del codice della strada italiano. Ok ragazzi, adesso vado in auto a riporre questa bicicletta, scusate, so che suderò 18 camicie. Per il resto direi che è tutto, vi lascio tutti i link e i collegamenti qua sotto in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!